Allora, amici di Caserta c'è. Guardate, è tutto inaccessibile. Nessuno può entrare, c'è uno dispiegamento di forze dell'ordine. Polizia, esercito, carabinieri, polizia municipale, stanno eseguendo ancora i tamponi. E la gente non vuole rimanere sequestrata in casa, parliamo di quella fetta di popolazione che abita Palazzi Ciro e che è risultata negativa ai tamponi. Io sono molto arrabbiata, lo voglio dire a tutte le persone che mi seguono e che mi hanno ascoltato ieri anche nella diretta Facebook che ho fatto. Continuano a volerci impedire di riprendere, addirittura qualcuno diceva di non riprendere determinate zone perché quelle zone erano già state riprese da una TV nazionale che aveva l'esclusiva. Io sono sul mio territorio, mi batto ogni giorno per i diritti dei cittadini, sono nella mia terra, ho diritto assieme agli altri cronisti, che siano TV locali o che siano TV nazionali, a riprendere a fare il mio lavoro. Non accetto assolutamente divieti perché ho gli stessi diritti. Cioè, io devo essere accreditata nella mia città dove c'è un'emergenza sanitaria per poter fare delle riprese. È assurdo, è inconcepibile. Guardate, è tutto transennato, mentre dall'altra parte, lato Domiziana, ci sono addirittura i mezzi delle forze dell'ordine che impediscono sia ai pedoni sia agli automobilisti di poter accedere a questa zona che io chiamo zona rossa, perché è una vera e propria zona rossa. Il numero esatto dei positivi non lo conosciamo ancora. Pare, non ne ho la certezza, o meglio, aspettiamo l'ufficialità, che dai tamponi che sono stati effettuati ieri ci possono essere altri positivi. Ripeto, ribadisco che Caserta c'è, ha gli stessi diritti e doveri di qualsiasi altra emittenza, che sia locale e che sia nazionale. Gli accrediti, non siamo in una manifestazione pubblica. Per ora è tutto, un saluto a tutti gli amici da Caserta c'è.